Buonasera e ben ritrovati all'informazione di Cosmos TV. Un nuovo furto è stato messo a segno ieri nel tardo pomeriggio a Padula, in via provinciale, in pieno centro abitato. Vittima una giovane coppia del posto che al momento del furto non si trovava in casa per una visita medica alla propria bambina. I soliti ignoti hanno forzato la porta e si sono introdotti all'interno. È scattato così l'allarme collegato ai cellulari dei proprietari, ma i ladri sono riusciti a sradicare la cassaforte contenente oro, diamanti, armi regolarmente dichiarate e circa 3.000 euro in contanti. Ad agire forse due persone ed un palo alla guida dell'auto che si sono poi immediatamente allontanati dal luogo del furto. Appena scattato l'allarme, la padrona di casa ha anche avvisato le cognate che abitano lì vicino, ma queste ultime giunte sul posto hanno visto i ladri e sono state minacciate. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Padula e del nucleo operativo e radiomobile di Sala Consilina. La realizzazione invece dell'impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti per la produzione di biometano a Fosso del Mulino a Sant'Arsenio preoccupa e sta continuando a preoccupare non poco il Vallo di Diano. Ma sentiamo Pierluigi Pacillo. La realizzazione dell'impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti per la produzione di biometano in località Fosso del Mulino a Sant'Arsenio rappresenta di recente una delle preoccupazioni prioritarie dell'intero Vallo di Diano, nei confronti della quale molti comuni stanno uno dopo l'altro determinandosi negativamente. Così come ha già fatto anche la giunta della comunità montana Vallo di Diano, guidata dal presidente Raffaele Accetta, l'impianto da realizzarsi a Sant'Arsenio prevede il trattamento di 60.000 tonnellate all'anno di rifiuti non pericolosi di natura organica per la produzione di biogas, una quantità di molto superiore a quanto i centri valdianesi producono in questo settore annualmente, circa 20.000 tonnellate. Un'opera definita dalla giunta comunitaria incompatibile con la programmazione avviata nel comprensorio del Vallo di Diano, sia dal punto di vista ambientale che sociale che economico. Per questo motivo il presidente e gli assessori dell'ente montano chiedono al commissario prefettizio del comune di Sant'Arsenio, Ada Ferrara, di valutare la possibilità di adottare un provvedimento di autotutela in merito alla delibera di giunta del novembre dello scorso anno con cui il comune assegnò alla società Biometano Salernitano i 6 lotti in località Fosso del Mulino per adeguarsi alle determinazioni dell'intero comprensorio che si sta esprimendo in maniera decisamente negativa rispetto all'impianto. Un durissimo colpo al fenomeno della droga sul territorio cilentano da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli che nella scorsa notte hanno arrestato un giovane di 20 anni di Capaccio con precedenti specifici e contro il patrimonio ed un altro ragazzo di 21 anni di Ponte Cagnano Faiano per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Agropoli insieme ai militari della stazione di Capaccio Scalo hanno prima pedinato e poi sorpreso i due spacciatori, mentre trasportavano in una borsa un ingente quantitativo di hashish. I due ragazzi dunque sono stati perquisiti e trovati in possesso di circa 2 kg di droga suddivisa in 21 panetti. Gli arrestati, dopo le operazioni di rito su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno e in attesa del rito direttissimo, sono stati condotti presso le rispettive abitazioni in regime degli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. La sostanza dunque è stata sottoposta a sequestro ed inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno. Continuano intanto gli accertamenti per riscontrare la presenza di complici e ai quali e a quali ambienti fosse destinata la stessa droga. La ferrovia Siciliano-Lagonegro, cambiamo argomento, quest'anno compie 30 anni di chiusura al traffico per un intervento di ammodernamento però mai realizzato. Sentiamo. La ferrovia Siciliano-Lagonegro quest'anno festeggerà i 30 anni di chiusura al traffico per un intervento di ammodernamento mai realizzato. A quest'inerzia trentennale si aggiunge però un'ulteriore beffa che ha anche una ricaduta sulle tasche dei cittadini. Infatti, tranne gli addetti ai lavori, pochi sanno che l'esistenza di una tratta ferroviaria fantasma che non si sa se e quando sarà riaperta, nonostante l'impegno costante del Comitato per la riattivazione, è causa di spese, in alcuni casi anche notevoli, da parte dei comuni attraversati dalla strada ferrata. Il caso più recente è quello di Polla, dove il comune ogni anno deve indennizzare la rete ferroviaria italiana per l'occupazione di parte del suolo attraversato, si fa per dire, della linea ferroviaria.
Prova di ciò è una determina dell'area finanza con la quale è stato autorizzato il pagamento per l'anno 2016 di una fattura di 1.181,47 centesimi di euro. Tale somma è stata pagata in seguito ad una convenzione sottoscritta dal Comune di Pola nel 2008 con la rete ferroviaria italiana per regolamentare, si legge testualmente nella determina, il consenso ad ampliare il passaggio a livello a servizio della viabilità comunale attraversante la linea ferroviaria Sicignano-Lago Negro in pieno centro cittadino di Pola. Il caso più eclatante invece è quello di Sala Consilina, dove il Comune ha pagato la somma di 53.000 euro per procedere nell'ambito della realizzazione delle opere della nuova area industriale al passaggio di reti e sottoservizi al di sotto della linea ferroviaria nei pressi della Ria Pip Mezzaniello Ponte Filo nei pressi dello svincolo autostradale. Una tragedia è stata sfiorata a Giungano, dove nella notte scorsa un'abitazione è stata rasa al suolo da un vasto incendio. Il rogo, sviluppatosi prima della mezzanotte, ha completamente distrutto la casa che si trovava in cima ad un'area collinare in via Sambuco. Ad accorgersi del pericolo è stata la moglie del proprietario, svegliata da rumori di crolli. La donna ha avvertito il marito, uscendo immediatamente in giardino, da dove ha notato il fuoco uscire dal tetto. Immediatamente la coppia poi è tornata nell'abitazione per trascinare fuori i due figli che in quel momento erano a letto, riuscendo così anche a mettere tutti in salvo, pochi istanti prima che la casa venisse inghiottita dalle fiamme. Potrebbe dunque essere stata qualche perdita dalla canna fumaria a far sviluppare l'incendio. Sul posto sono giunte un'ambulanza, i vigili del fuoco, del distaccamento di Eboli. A Sala Consilina invece positivi dati sulla raccolta differenziata e noi ne abbiamo parlato con l'assessore al ramo Vincenzo Garofalo. Sentiamo. Abbiamo portato nel tempo, come tutte le cose necessitano di modifiche, di cambiamenti, le abbiamo apportate, stanno dando dei risultati. Abbiamo sicuramente incrementato la percentuale di raccolta differenziata, abbiamo sicuramente incrementato la quantità di rifiuto che effettivamente viene ad essere recuperato e soprattutto abbiamo ridotto di parecchio le spese, per cui insomma siamo molto soddisfatti di questo, a fronte di un miglioramento credo anche del servizio, e questo però lo si deve soprattutto a chi vi lavora in questo settore, quindi ringrazio gli operatori del comune, i dipendenti del comune che vi lavorano, ma anche quelli delle cooperative che veramente con molta dedizione, molta abnegazione svolgono questo lavoro. Per cui anche i cittadini stanno reagendo bene. E questo chiaramente i cittadini, però io su questo non avevo dubbi. Il cittadino salese è un cittadino virtuoso non perché noi abitiamo in questo territorio, ma credo che sia l'abbia dimostrato nel tempo di essere un cittadino virtuoso, per cui ci sono chiaramente delle eccezioni, però insomma io parlo della stragrande maggioranza. I cittadini chiaramente hanno accettato questo nuovo modo, questa implementazione della raccolta differenziata, questo nuovo modo di raccolta, anche perché hanno capito che nell'interesse appunto dei cittadini, sia per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, ma anche e soprattutto perché insomma soltanto migliorando la raccolta differenziata si può far sì che quello che è l'esborso da parte delle famiglie venga non azzerato, perché non è possibile, perché è un servizio e i servizi si pagano, però insomma venga quantomeno portato nei giusti termini e non costituisca un sforzo troppo oneroso da parte delle famiglie. È ritornata al servizio della comunità di Sant'Angelo Le Fratte la casetta dell'acqua, seriamente danneggiata nella notte tra il 20 e il 21 novembre dell'anno scorso da ignoti, che con massi e oggetti contundenti la misero fuori uso, lasciando anche un avviso con scritto «Date prima acqua potabile alle scuole». Dopo l'accaduto, attraverso il primo cittadino del paese delle cantine, Michele Laurino, il comune esporse denuncia ai carabinieri e lo stesso sindaco qualificò il gesto come un atto
atto inqualificabile e da ignoranti. Dopo la rabbia per l'accaduto, soddisfazione invece è stata espressa dal vice sindaco Vincenzo Ostuni. Siamo soddisfatti per aver ripristinato questo servizio, ha detto, tra l'altro ben utilizzato dai cittadini del posto sin dalla sua prima installazione. Nulla ci intimorisce, nemmeno gesti simili, e ci auguriamo che non avvengano più. Da oggi ritorna un servizio importante per tutta la comunità. Le indagini rese difficili anche dall'assenza di telecamere in zona non hanno portato fino ad oggi nessuna individuazione dei responsabili. La struttura invece è rimasta lì dove era stata posizionata in origine, in via Fontana, poco più sotto dell'anfiteatro comunale. Questa volta invece ci spostiamo a Maratea. Sarà pubblicato a breve il bando di concorso per 5 licenze per il servizio di noleggio con conducente relativo all'impiego di motocarrozzette del tipo Ape Calestino. Attraverso gli itinerari di queste apette si potrà visitare e conoscere Maratea in modo diverso, per scoprire i suoi luoghi più caratteristici rimasti nel cuore di tantissimi turisti. Una nuova idea per rilanciare l'offerta turistica di questa città. Ma sentiamo. Maratea, come le più rinomate località costiere nazionali e internazionali, da quest'estate la mobilità per la suggestiva località di mare si arricchirà di un nuovo agile e fresco mezzo di trasporto, il Calestino Ape Car. Il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per il servizio di noleggio con conducente relativo proprio all'impiego di queste motocarrozzette. Già studiato il loro impatto visivo, gli Ape Car saranno blu e bianchi e recheranno sul fianco il simbolo della città di Maratea, il Cristo. Insomma, un'immagine molto estiva e caratteristica che animerà le stradine della cittadina tirrenica, oltre a divertire turisti e residenti che potranno noleggiarli. Il prossimo passo dell'amministrazione, dopo la delibera in consiglio e la sua pubblicazione per 15 giorni, sarà quello di indire il bando di concorso. 5 le licenze che verranno affidate per altrettante opportunità lavorative, che se il servizio dovesse avere un riscontro, con ogni probabilità verranno riconfermate negli anni successivi. Tra i requisiti su cui verrà impostato il bando, oltre ai titoli di studio e alla conoscenza della lingua inglese, conteranno i periodi di servizio prestati in qualità di dipendenti o di titolari di imprese che gestiscono il noleggio con conducente. Dopo una giornata al mare, un giro per le diverse anime di Maratea a bordo del Calestino sarà dunque un'opportunità affascinante che completerà l'immagine turistica della cittadina. Del resto, Maratea ha già visto aumentare il suo valore ambientale con la recente trasformazione da parte della Regione Basilicata di 3 delle 4 aree SIC di importanza comunitaria in ZSC, zone speciali di conservazione. Si tratta di Acqua Fredda, Marina di Castrocucco e dell'Isola di Santoianni, tutte zone marine ulteriormente protette visto il loro patrimonio di biodiversità. Lunedì 20 febbraio invece lavori sulla strada statale 18 Tirrenia Inferiore tra Sapri e Maratea. Sentiamo. Si procederà a senso unico alternato fino al 12 aprile sulla statale 18 nel tratto che va prima del canale di Mezzanotte. Il nuovo regime partirà dal lunedì 20 febbraio, quando inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino e l'integrazione delle barriere paramassi. Gli interventi verranno eseguiti nel tratto compreso tra il territorio comunale di Sapri e la località Canale di Mezzanotte, tra il chilometro 220 e il chilometro 220 e 700, al confine con la Regione Basilicata, e riguarderanno l'installazione di reti per il sostegno del materiale roccioso lungo alcuni tratti del versante sud-ovest del Monte Ceraso, oltre che il prolungamento della barriera paramassi già presente in località Canale di Mezzanotte. Per consentire lo svolgimento dei lavori si è deciso di istituire il senso unico alternato, che eviterà così lunghe chiusure della strada che avrebbero potuto creare disagi anche agli spostamenti connessi al periodo pasquale. La disposizione relativa al traffico sarà attiva fino al 12 aprile nelle ore in cui gli operai saranno al lavoro, e cioè il mattino dalle 8.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 13.30 alle 17.30, e questo dal lunedì al venerdì. Durante i lavori inoltre si procederà a chiusure temporanee della durata massima di 30 minuti, con intervalli di almeno 15 minuti tra una chiusura e l'altra, assicurando sempre il passaggio agli autobus di linea e ai mezzi di soccorso. L'intervento era stato programmato
segnalato da tempo dall'ANAS, visto che si tratta di un'area spesso soggetta a crolli. Già il Comune di Sapri aveva realizzato un intervento d'urgenza con fondi regionali per la riapertura dell'arteria a seguito del distacco di un masso. L'ANAS ora ha finanziato un secondo intervento. Lo scorso settembre era stata indetta la gara per un importo di 520.000 euro. L'obiettivo è quello di mitigare il rischio, consolidando il costone roccioso e mettendo in sicurezza l'arteria stradale molto frequentata. Il Comune di Atena Lucana organizza per domenica 26 febbraio, a partire dalle ore 17.30 presso il centro commerciale di Ano, l'evento La musica non ha colore, giornata del migrante. Si alterneranno per questa occasione le esibizioni musicali del trio acustico pop d'autore con Gianfranco Cloralio, Nat Marmo e Vincenzo Paladino. Si terrà invece lunedì 20 febbraio alle 17.30 presso l'auditorium di Palazzo Gervasio a Montesano sulla Marcellana l'incontro dal titolo Aldo Moro, il racconto della vicenda del presidente DC rapito e ucciso dalle Brigate Rosse attraverso i documenti di Stato e gli atti della Commissione Moro 2. L'evento organizzato dall'Unione Giuristi Cattolici Italiani in collaborazione con l'Associazione Risveglio Civico. I saluti saranno affidati all'avvocato Renivaldo La Greca e all'onorevole Simone Valiante. Interverranno Matteo Claudio Zarrella, che è il presidente del Tribunale di Lagonegro, e l'onorevole Gero Grassi, vicepresidente gruppo PD alla Camera dei Deputati e componente della commissione d'inchiesta del caso Moro. L'evento è accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro per i crediti formativi. Bene, invece adesso è il momento di dare la linea al meteo, scopriamo insieme che tempo farà domani. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Queste le previsioni per domani. Velato o poco nuvoloso. Vento da sud-ovest con intensità di 22 km orari. Raffiche fino a 28 km orari. Temperature 4 gradi la minima e 15 gradi la massima. Si chiude anche questa nostra edizione, vi ricordo i contatti che sono 0975 52 0166, l'email info@cosmostv.it, la programmazione su streaming su www.cosmostv.it, oppure potete seguirci anche attraverso la nostra pagina Facebook. Bene, davvero tutto, vi auguro un buon fine settimana, a lunedì con una nuova edizione del telegiornale. Buonasera!